Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora oggi come vi anticipavo sui vari social, su Instagram Story, su Snapchat eccetera, se mi seguite, ho un haul gigantesco, iper mega gigantissimissimo da farvi vedere, quindi vi farò vedere tutte le cose che ho comprato nell'ultimo periodo, ho fatto acquisti non pazzi, di più, veramente folli, e poi vi faccio vedere anche qualche cosina che mi è arrivata dalle aziende, perché per me è molto più semplice raggruppare tutte le cosine in un unico video. So che alcune mi chiedono di fare due video separati, per me però è molto più facile fare così, quindi, perché la tematica è più o meno la stessa. Vi faccio vedere le ultime cose che mi sono arrivate o che ho comprato, quindi insomma questo è quanto. Bando alle ciance, iniziamo subito perché ho davvero tanta roba da farvi vedere. Inizio con il primo sacchetto che mi è capitato sotto mano, questo non c'entra niente, e questo è un sacchettino Hermes, vitamina C e questa è la scatolina. Naturalmente c'era un pacchetto che io ho già aperto, perché devo confessarlo, questo di solito aspetto di aprire le cose assieme a voi in videocamera, ma non ce l'ho fatta perché dovevo indossarlo, e questo è quello che c'è nella scatolina, tataradan. Questo è il mio nuovo bracciale Hermes, già ne ho uno simile rosa però con hardware argentato, questo invece è bianco con hardware dorato. Molto spesso indosso accessori dorati, molto spesso indosso lo smalto bianco, e questo insomma mi piaceva, lo volevo già, l'ho trovato in aeroporto, non mi ricordo in quale aeroporto fossi, però l'ho trovato della mia misura che la smalto, e quindi l'ho preso subito e mi piace tantissimo. Poi altra cosa che vi devo assolutamente far vedere, perché ve l'ho fatta vedere su Snapchat e su Instagram Stories e siete tipo tutte impazzite, e quindi ve le faccio vedere anche in questo video, sono molto meno fashion ma strafighe comunque. Queste sono le pantofole, le mie nuove pantofole magiche a forma di unicorno, e tra l'altro il corno è glitterato, cioè non potete capire la mia gioia quando le ho trovate, ho detto mie, e queste le ho prese su un sito che si chiama Boohoo, tipo B-O-O-H-O, o forse anche due O finali, una roba del genere, B-O-O-H-O, comunque le trovate, hanno due tipi diversi, dicevate ad unicorno, ma queste erano quelle che mi piacevano di più e sono morbide, calde, fluffy, super soffici e sono a forma di unicorno, insomma, quindi questo spiega il mio amore per queste ciabatte. Altra cosa che mi è arrivata sono, allora, questa scatola gigantesca e pesantissima di Make Up For Ever. Voi non potete capire, cioè, la mia gioia e il mio entusiasmo quando l'ho vista, perché è qualcosa di pazzesco. E all'interno ci sono praticamente, non so quanti siano veramente, non riesco nemmeno a farveli vedere praticamente, sono i nuovi rossetti Make Up For Ever, sono di tonalità sia neutre, magari da questa parte lo vedete, di là da questa parte ci sono i nude e i rossetti un pochino più neutri sopra, mentre sotto ci sono le tonalità un po' più scure, un po' più pazze, da questa parte c'è un verde, c'è un azzurro, c'è addirittura un nero, un blu molto molto scuro, un bianco, non vedo l'ora di indossarli, me li vedrete indossare sicuramente nei prossimi video, quindi se ci fate caso, se avrò dei rossetti pazzi, delle colorazioni assurde, saranno probabilmente loro, e insomma io ve li consiglio, provateli se li trovate, non so se sono già usciti da Sephora oppure no in Italia, ma se li trovate provateli perché sono pigmentatissimi, sono fantastici. Poi mi è arrivato questo super mega pacco della Fiarium, che è questo brand che ha cosine molto molto carine, già vi ho fatto vedere qualcosina nella mia morning routine, credo si trattasse della morning routine, e mi sono innamorata di questo brand, mi ricorda un pochino Lush perché ha saponi, ha tutte queste cose profumate, insomma, e vi faccio vedere quello che mi hanno spedito, perché sono, cioè veramente uno più bello dell'altro questi prodotti, ma soprattutto uno più buono dell'altro, perché sono tutti profumatissimi, e sono tantissimi saponi artigianali cioccolato fondente. Apriamo il cioccolato fondente che mi ispira un sacco, cioè un sapone al cioccolato, cosa può esserci di meglio? Vediamo, annusiamo. Mamma mia, sa veramente di cioccolato, sa di cioccolato, è la fine del mondo. Sa proprio, cioè se non sapessi che è una saponetta penserei di annusare una tavoletta di cioccolato. Buonissimo. E poi vediamo cos'altro c'è. Miele, vediamo il sapone al miele. Cavolo, è trasparente questo, che figata. Buonissimo. Mi ricorda un po' il Non Si Mangia Lush, però è un po' meno dolce, sa più di, ha quel profumo un po' più pizzicante del miele.
buonissimo anche questo. E poi vediamo cosa c'è. Fragola yogurt, proviamo ad annusare anche fragola yogurt. Scusatemi, ma voi lo sapete, io ho una fissa con i prodotti profumati. Devo annusare tutto nei miei video. Wow. Fragola yogurt, fragola yogurt è la fine del mondo, vi giuro. Se li trovate da qualche parte, provate questi prodotti, annusateli, perché sono, cioè, sono la fine del mondo. Poi mi è arrivato Peach and Grapefruit Shower Cream, quindi una crema da doccia alla pesca e al... come si dice? Grapefruit? Non mi ricordo. E annusiamo anche questo. Anche questo è un profumo paradisiaco, arricchito con pappa reale, wow! Anche le confezioni sono molto carine. Poi c'è una fragranza per la casa al melograno e cannella. Fantastico. Ah, sono quelle con i bastoncini così. C'è il vasetto, anche se riesco ve lo faccio vedere, non riesco a toglierlo comunque. Poi qui c'è una crema mani alla vaniglia e alla mandorla. Una candela profumata all'ambra e gelsomino. Molto molto buona, voi sapete che sono fissata con le candele profumate, quindi non potevo ricevere cosa migliore. Poi qui c'è una crema viso anti-età con melograno, burro di karité, miele, quindi sarà super super nutriente. Qui c'è un'altra candela profumata e questa è al tulipano e papavero. Anche questa buonissima, ce vi giuro, sto pacco ha un profumo che io vorrei potervi mandare quando la inventeranno sta roba su internet, potervi mandare il profumo di questo pacco, forse non è molto positivo, chissà in che video, chissà che profumo avremo, no, forse non lo so, sono buoni. Poi qui abbiamo, ah, un eye makeup remover, quindi uno struccante per gli occhi, con estratto di iris e camomilla, wow. Poi questo è uno shampoo nutriente alla malva e al miele per i capelli secchi, e io sempre solo shampoo per capelli secchi posso prendere, purtroppo, magari poterne prendere uno per capelli normali, ma no, i miei sono sempre super secchi. Basta, credo, sto cercando di affondare le mani nel pacco, credo che questo sia tutto per questo pacco. Fantastici questi prodotti, dateci un'occhiata se non li conoscete, se li trovate a qualche parte annusateli, questo così, annusarli. Poi, altra cosina che ho comprato, ah, ho comprato la Beauty Blender che adesso si sta asciugando e sto cercando di farla asciugare, non so se la vedete là dietro, boh, sto cercando di farla asciugare in modo che non faccia muffa, spero di riuscirci veramente, perché con le prime due sono stata un disastro. E poi da Sephora ho comprato anche un rossetto Dior, mi sono innamorata di questo rossetto Dior, tanto i miei capelli, cioè volume mai, eh. Comunque poi se cerco di fare volume sono ancora peggio. Comunque mi sono innamorata letteralmente di questo, di questo rossetto Dior, che è il numero 962, Poison Matte, Poison, non so come si dica in francese, comunque questo bellissimo, io non so descriverlo, descrivetelo voi questo colore, secondo me è tipo un viola molto molto scuro ed opaco, quindi fantastico, poi un po' il colore della stagione, questo sia per le unghie che per le labbra. E questo l'ho ricevuto ieri sera, quindi freschissimissimissimo, questo pacchetto Claren, che allora mi sono arrivate tre palettine, sono tre palette di ombretti wet and dry, quindi si possono usare sia asciutti che bagnati, e sono una più indicata per gli occhi marroni, l'altra più indicata per gli occhi azzurri, e sto per dire rosa perché gli ombretti sono rosa, una più indicata per gli occhi azzurri e una più indicata per gli occhi verdi. Sono molto molto scriventi queste palettine, dateci un'occhiata se le trovate in profumeria, perché sono, gli ombretti sono di alta qualità. E poi altra cosina che c'è, ah sì, ci sono due mascara, uno marrone, uno nero, sono volumizzanti. Poi mi sono arrivati due rossetti. Uno è tipo di questo color mattone scuro, molto autunnale come colore, molto invernale. E un altro invece è un classico rosso, direi, ma non è molto molto acceso. Anche questo è un colore piuttosto freddo, insomma, per la stagione fredda. Poi mi sono arrivati questi prodotti NYX, tra l'altro fichissimo, perché adesso vedete la videocamera, no, dov'è? La videocamera, eccola. Tra l'altro fichissimo questo pacchetto NYX, perché ha uno specchio sul coperchio, c'è scritto Ready to Glow, quindi sei pronta per illuminare. E vediamo che cosa c'è all'interno, sono tutti prodotti, la bustina, sono tutti prodotti illuminanti, quindi c'è
Allora, la Illuminator Rehausser de Clio, non so pronunciare le cose in francese, comunque è un illuminante in polvere, per farla breve. Poi abbiamo due, queste sono matite illuminanti, una un po' più color carne, una un po' più sul rosato. Poi c'è una palette di illuminanti, tra l'altro con un sacco di colori diversi, questa è una figata, e sono appunto tutti illuminanti, ma ognuno può creare delle ombre diverse oppure correggere magari il sottotono se ne abbiamo bisogno. Poi ci sono due double stacked mascara kit, quindi sia mascara bianco che mascara nero. Sapete, ci sono due step, no? Il mascara bianco che ti fa più volume, poi passi sopra con il... aiuto, sta cadendo tutto, con il mascara nero. E poi tra l'altro la carta del pacchetto tutta piena di stelline, molto carina. E poi c'è un illuminante in crema, che sono quelli che io adoro, uso sempre praticamente illuminanti in crema. Poi c'è questo Honey Dew Me Up, è un prodotto che fa brillare la pelle, quindi sono curiosa di usare questo prodotto perché ha queste scagliette dorate all'interno che sembrano molto fighe, vedremo. Io non lo so se anche voi siete così, ma i packaging fighi o queste robe tipo le scagliette dorate, cioè per me è una cosa pazzesca e funziona. E poi c'è una base illuminante per il viso, e poi questa che è semplicemente una palettina vuota dove si possono inserire. Ah no, ci sono anche gli ombretti, pensavo fosse vuota, cioè rincretinita al massimo. E ci sono quattro ombretti in polvere, ombretti o illuminanti, insomma, sono anche questi molto molto scriventi, molto carina questa palettina. E poi altra cosina che ho preso, non si riuscirà nemmeno a leggere, se si riesce, è questa borsa Celine. Se mi seguite, appunto, sempre quello dico, se mi seguite su Instagram, su Snapchat, già la conoscete, già l'avete vista, ma ve la faccio vedere anche in video, che è ta-ta-da! E la mia nuova Celine Nano, questa credo si chiami Nano, sì. Mi piaceva da sempre questa forma, ma non ho mai trovato la borsa del colore adatto. E siccome cercavo una borsa appunto di un colore neutro, tipo un beige, così, appena ho visto che c'era la Celine Nano di questo colore l'ho presa subito. La Celine Nano è molto carina anche perché ha la tracolla che le Celine più grandi non hanno. Io ho la Phantom, quella che è gigantesca, che uso solo per viaggiare, ma appunto ho voluto prendere anche questa che è molto molto carina, e anche se non sembra, devo dirvi che l'ho già usata un paio di volte e ci sta parecchia roba dentro, cioè più di quanto pensassi. Ovviamente non è una borsa gigantesca, però insomma non è nemmeno una di quelle borsette in cui non ci sta nulla, solo tipo cellulare e chiavi, ecco, qualcosina veramente si riesce a portare. Poi la Celine è carina secondo me proprio perché sembra un volto, cioè sembra una faccina praticamente, con gli occhi, la bocca e la lingua. Sono un po' fantozzi con la lingua a parte, ma comunque questa è la mia nuova Celine, mi piace un sacco e profuma ancora di negozio, quindi questa volevo farvela vedere e la adoro. Poi c'è un'altra borsa, anche questa è gigante a dire poco, di Gucci, che oddio, dov'ero? A Roma, ero a Roma e sono passata da Gucci. Ho trovato un paio di cosine che volevo, e qui allora un paio di queste sono due paia di scarpe. Eccola qua la prima scatola, queste già le avete viste nel video morning routine e già le ho indossate. Sono delle décolleté in pelle nera con queste toppe, praticamente con queste labbra che mi sono piaciute subito, ma sono eleganti e semplici, ma hanno quel tocco in più, insomma, che le rende simpatiche. Appunto, mi sono piaciute subito e avevano il mio numero, tra l'altro, cosa più unica che rara, perché, cioè, vedete, trovare il 40, perché sì, a volte il 39,5, a volte il 40, a volte il 41, vi giuro, io non ho ancora capito che numero ho, però trovare in questo caso il 40 non è facile, purtroppo. Infatti ne ho scartate un sacco che mi piacevano perché il mio numero non c'era, come al solito. E poi altre scarpe, voilà, queste le apriremo proprio assieme, che Denver ieri stava giocando con la scatola ma non è riuscito a slacciarla. E qui vi dico, io già lo so che mi direte tutte che sono orribili, ma vi giuro che a me piaceva, e posso capire che sono molto particolari e sembrano un po' le scarpe di Luigi XIV, ma non ci posso fare niente, a me sono piaciute subito, indossate, anche a Tomas piacevano, quindi insomma le ho prese. E sì, sono molto particolari, quest'anno stanno andando molto di moda queste scarpe così pazzerelle, e non so se si riesce bene a vederle in videocamera, comunque sono
dorate con la borchetta, ai lati hanno queste frange sul davanti ed hanno questo tacco. Adesso riempitemi di insulti, ma a me piacciono, quindi queste sono le scarpe che ho preso e magari una persona di voi ci sarà a cui piacciono, non lo so. Niente ragazze e ragazzi, questo è tutto per l'haul di oggi, spero vi sia piaciuto, io vi mando un bacio gigantissimissimo, qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti se avete domande e cercherò di rispondere a tutte, se ci sono domande cerco sempre di rispondere, ma scusatemi se non ce la faccio proprio a tutti 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 perché è veramente impossibile, siete in tanti, però niente, vi mando un bacio gigante e alla prossima, ciao!